Buongiorno, buongiorno a tutti. Ci troviamo a Capua, oggi il 12 di febbraio, e ci troviamo all'interno del Palazzo Fazio, questo meraviglioso luogo di cultura e d'arte antico, che poi spiegheremo, e siamo con l'artista casertano d'Oca, Alessandro Del Gaudio, dove è in corso il suo finissage della personale d'arte. Buongiorno, Alessandro. Buongiorno. Dunque, Alessandro nasce a San Prisco nel 1953, si forma presso l'Istituto d'Arte di San Leucio e successivamente all'Accademia delle Belle Arti di Napoli. Ha fatto parte del nucleo fondante di Linea Continua Arti Visive di Caserta. Spieghiamo che cos'è Linea Continua. Linea Continua, associazione culturale, formata soprattutto di artisti. Che si interessavano di arti visive. Nacque intorno al 1975, 74-75, e il sottoscritto, come l'artista che è presente adesso a Palazzo Fazio, Livio Marino Atellano, ed altri artisti, tipo Bova, Ribattezzato, eccetera, Beppe Ferraro, e ne dimentico qualcuno in questo momento. Abbiamo fatto parte di questa associazione culturale che per Caserta era qualcosa di fenomenale, perché a loro si era abituati ancora più di oggi al paesaggino, alla pittura cosiddetta commerciale, senza contenuti, che doveva avere solo un fine decorativo. Questo movimento aveva creato anche come si può dire, delle apprensioni da parte delle forze dell'ordine, perché Linea Continua si confondeva con l'allora Lotta continua. lotta continua. Quindi nella nostra associazione una volta ogni tanto arrivavano anche la polizia, eccetera, Controlli. controlli, eccetera. Però noi, la nostra operazione, la nostra rivoluzione casertana, praticamente la nostra meta era quella di creare una coscienza adeguata ai tempi, quindi usando anche materiale extra pittorico e soprattutto il nostro lavoro. Il lavoro aveva praticamente una valenza non solo diciamo riferita al guadagno, eccetera, ma anche etica. Il bello del lavoro, il bello del manifestarsi, per cui le nostre azioni ripetevano del fatto del fare, per cui le nostre azioni dipendevano da questi fattori. È stata un'esperienza molto significativa e direi anche molto bella. Bene, bene. Dal 1981 ha svolto attività didattica presso l'ISA Liceo Artistico Nani Boccioni di Verona, dove ha insegnato progettazione per circa 30 anni ed ha collaborato con la compagnia teatrale Giorgio Tosola per la realizzazione di scene e costumi. Ci racconti un po' la sua esperienza. Allora, ho avuto modo di conoscere un altro liceo nel torinese per il centro-sud. Noi eravamo in Pizzi di Capo, per cui insegnare a Pizzi di Capo significava insegnare in una scuola importante, dove ho conosciuto tra l'altro il professore Fiorenzo Marino, che è la personcina che mi ha fatto la presentazione per Debian. La galleria Il Braciere, diretta da Vincenzo Damiano Carpine. Era una galleria tra virgolette alla buona, però era l'unico posto, è l'unico posto dove frequentava amici da De Core, da Crescenzo Del Vecchio, da Gabriele Marino, da Dariello, cioè tutti sono passati dal Braciere.
forse qualcuno lo ha dimenticato. E quindi penso che anche lavorare, fare mostre in un ambiente non chic ma semplice, eccetera, sia fondamentale, perché diciamo che anche le piccole cose sono grandi. Può sembrare un simbolo, no, si dice così, ma anche, ripeto, le piccole cose in mondo sono a volte anche più grandi, senza citare il nostro Sepulveda che è sopra di me adesso. Diciamo che è dalle piccole cose che si formano quelle grandi. Certo, non facciamo neanche riferimento alla chimica, insomma, all'atomo, perché dall'atomo poi la bomba atomica, che in questo caso è un elemento negativo. Allora, come mostro, ho la possibilità anche di lavorare all'estero, soprattutto in Spagna, ma anche in Germania. Ricordo in Slovenia una mostra che ho fatto oltre confine, ad Ajdusina, ma anche la capitale della Slovenia, Lubiana, della Fiera di Lubiana, con la Galleria La Roggia, diretta da, dall'aversano Enzo, Enzo Di Grazia, il professore Marino mi ha ricordato. Ecco, praticamente in quel momento lì è stato bellissimo, perché ho conosciuto queste persone particolarmente interessate. Ricordo che abbiamo mangiato il prosciutto paesano col pane paesano nella cantina. Ecco, queste piccole cose le ricordo con tutto il cuore. La bellezza della semplicità, insomma. Esatto. Ok. Alessandro, le tue opere sembrano ricavate da disegni infantili, senza tempo, che nascondono tante domande, infatti ne farei tante. Perché la macchinina? Perché senza ruote? I tuoi disegni sono riconoscibilissimi con le tue macchinine, aeroplanini, bandierine, barchette, insomma, richiamano all'infanzia, sì, ai giochi dei bambini. Il tutto però ben ordinato, con un colore pulito, bello da vedere. Al di là di quanto è possibile interpretare, spiegaci tu cosa comunichi. Intanto cominciamo dal materiale. Allora, la tecnica che ho usato, che ho utilizzato in questo, per questa mostra, che è nata dal lockdown, perché ogni giorno io ne realizzavo uno. Quindi la tecnica che ho usato è quella dell'acquarello, che è una tecnica tra virgolette ecologica, che ci permette di lavorare al chiuso, senza per questo essere invasiva, senza per questo avere bisogno di chissà di che cosa, tipo l'olio, l'acrilico, eccetera. I pezzi di carta sono stati ricavati da ciò che ho trovato a casa, perché non avevo altra carta. Qui sono piccolini, come questo. Piccolini, però mi sono serviti per mettere appunto, per ricordarmi di quella giornata passata senza far niente, e l'acquarello che invece mi ha dato da fare. I lavori sono ispirati al mondo infantile, perché la mia intenzione, a questo punto non voglio fare riferimento al Carotto, a Carotto che si trova, un'opera che si trova presso il museo di Castelvecchio a Verona, e di circa 5-6 anni fa, tornando a noi, quasi a noi, Vasile Kandinsky ha studiato proprio per realizzare le sue opere il mondo, la grafologia del mondo infantile, perché è più spontaneo, più vero, senza sovrastrutture. Io lo utilizzo, posso anche fare l'esempio più attuale di Tomoli, i cosiddetti scarabocchi di Tomoli. Io lo uso soprattutto per un motivo. Ecco, io se fossi architetto nel realizzare i miei mobili, penserei anche lì ai bambini, cioè i tavoli senza zone appuntite, perché se un bambino cade e si fa male di meno con un tavolo non appuntito, perché può essere un'arma, certo, e così via. Ma siccome sono un pittore, io ho pensato che le mie opere, se entro un bambino qui come una persona di 90 anni, deve avere la possibilità di leggerlo, di non escluderlo, con soggetti seriosi che praticamente non danno la possibilità a queste persone appena nate o con 7-8 anni, eccetera, di poterle leggere.
quindi abbraccia, diciamo così, un pubblico più vasto. Ok, e da chi o come ti è venuta l'idea? Da cosa hai preso ispirazione? Perché poi questo tuo modo di fare arte ti ha caratterizzato. Allora, faccio sempre riferimento a Verona, ma non solo a Verona, anche a San Brisco. Mio nonno ha avuto la prima macchina a San Brisco, Umberto Pecato. Quindi questa cosa della macchina è una cosa che mi è rimasta impressa. A Verona poi, abitando a Veronetto, cioè al di là del fiume, detta Veronetto dai francesi in senso dispregiativo, perché dall'altra parte del fiume la città era occupata dagli austriaci. Ecco, io ho abitato soprattutto a Veronetto tra Ponte Nave e Ponte Nuovo, in linea d'area dietro alla casa, cosiddetta casa di Giulietta. Allora, quell'isolato era continuamente circondato da macchine, che volevano parcheggiare, per cui sono nati i cosiddetti parcheggi impossibili, che nel 1988-89 presentai all'atelier di Bologna per la prima volta. Quindi, ho cominciato a giocarci con la macchina. La macchina a me non interessa dal punto di vista meccanico, proprio per niente. La macchina è un contenitore, come la casa è un contenitore. C'è una casa senza le persone, l'animale, un cane, che ne so. Cosa sarebbe? Qualcosa di inutile, la stessa cosa della macchina. Quando si muove, quando si sposta, porta le persone, l'interesse per questo motivo. Va bene? Così come tanti altri oggetti. Non so, per esempio, l'albero dei ricordi. Ci sono degli oggetti della mia infanzia. C'è il maiale bianco-nero. Ovviamente non ho pensato alla Juve adesso. Il maiale bianco-nero, io l'ho cresciuto. E questo animale è più affettuoso del cane. Viene vicino, vuole farsi accarezzare, fa il suo grugnito. Noi pensiamo che sia sporco. No, siamo noi che lo lasciamo nello sporco a volte. Cioè, praticamente siamo superficiali nei suoi confronti. Ma è un animale stupendo. Quindi l'ho inserito sull'albero dei ricordi. Come così ho la matita rosso-blu. Chi è che non ha usato l'elementare la matita rosso-blu? I ragazzi del Pizzi che sono venuti a visitare la mia mostra, essendo giovani, addirittura anche loro mi hanno detto che l'hanno usata e la usano ancora all'elementare, quindi è una matita simbolo. Un'altra cosa che vorrei ricordare dell'albero dei ricordi è quell'ombrello molto colorato. Ricordo ancora che era un ombrello molto colorato e l'albero era l'albero di Cagli. Io a un certo punto pensai di utilizzare quell'ombrello, avevo 8, 9, 10 anni, adesso non ricordo, come un paracadute. Per cui mi sono lanciata dall'albero di Cagli con questo ombrello, facendo il paracadutista. Infatti sono solo caduto, non mi sono parato, perché non si è aperto l'ombrello. Benissimo, ti ringrazio per tutto quanto hai espresso, per farti conoscere meglio dai tuoi seguaci, perché ne hai tanti. Ora però vorrei anche conoscere il parere critico del tuo critico, per questa volta Gregorio De Plian, del professor Fiorenzo Marino. Buongiorno, professore. A lei la parola. Grazie, buongiorno a lei e la permissione a tutti quelli che stanno vedendo. Abbiamo sentito dalle parole di Alessandro e abbiamo capito che cos'è un artista. Lo ha detto in maniera indiretta, ma lo abbiamo capito. L'artista è un'anima sensibile, un'anima fresca, in lui convivono quei sentimenti, quelle sensazioni che appartengono a una fase genuina, pura della nostra esistenza, che lui rimette in gioco, rimette in vita, e questa mostra ne è una testimonianza. Io sono stato sempre affascinato dalla pittura dell'opera di Alessandro sin da quando ho avuto la possibilità di conoscerlo, e quando mi ha chiesto di scrivere un pezzo per questa mostra sono stato contento di farlo, perché veramente è un artista che lascia il segno,
basta guardarsi intorno, ogni pezzo esposto in mostra è un pezzo di quelle sensazioni che noi abbiamo vissuto in un periodo particolare, qual è stato quello dell'opera.